La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull'agricoltura. Oltre 500 milioni di euro investiti nel settore primario. Un testo che consente da un lato di affrontare quelle che sono le necessità del comparto, dall'altro lato che consente all'agricoltura italiana di fare programmazione. Un provvedimento che parla di vitivinicoltura, che parla di olivicoltura, un provvedimento che parla di cerealicoltura, di certificazione del marchio Italia, che parla di filiere, ma è un provvedimento che interviene con misure concrete rispetto al quotidiano delle aziende agricole, con una delle più importanti moratorie che siano state mai fatte nel settore primario. È un provvedimento che parla di siccità, di emergenze ed è per questo che mi sento in dovere di ringraziare il ministro Lollobrigida, il MASAF, i sottosegretari. È un testo che ha visto anche l'approvazione di un ordine del giorno che parla della provincia di Foggia, che parla di piano dei limiti, che parla dei collegamenti delle risorse irrigue che investono la regione Molise e la provincia di Foggia. È un provvedimento che oggi impone alle associazioni di categoria, ai sindaci dei comprensori, alla politica di lavorare insieme per le necessità dell'agricoltura di Capitanata.